Marco, chiamato a sostituire oggi Rossetti con altre caratteristiche, anche solo dal punto di vista fisico, com'è andata? Insomma, non molto bene, soprattutto all'inizio siete stati un po' sorpresi dall'avvio del Cesena. Sì, è stata una partita che con il gol che abbiamo subito, è stata una partita in salita. Quando parti così in salita è dura poi scalare, è sempre più alta la montagna da scalare, quindi è stato difficile. Poi comunque una squadra, sono i terzi in classifica, oggi hanno fatto vedere che valgono comunque il terzo posto. Noi abbiamo provato a reagire, potevamo recuperare la partita nel secondo tempo, abbiamo avuto delle occasioni. Però in casa loro è andata così, adesso pensiamo alla prossima partita che è molto importante per noi. Nel primo tempo insomma avete rischiato parecchio dopo essere passati sotto, però questo Cesena dove vi ha messo più in difficoltà? Secondo me soprattutto a centrocampo. Sì, a centrocampo loro facevano delle rotazioni sempre, quindi non avevamo punti di riferimento io e Arrigoni. E quindi è stato difficile perché loro si muovevano spesso e non avevamo, appunto, come detto prima, punti di riferimento. Bene. Quindi insomma nel secondo tempo però è uscito fuori l'orgoglio, il coraggio Sì, vostro. sì. Avete cercato di spingere tanto, però è mancato il gol. Sì, infatti Pesante. l'abbiamo dimostrato anche nelle partite precedenti, per esempio il Gubbio che comunque noi quando andiamo sotto, anche grazie ai cambi, riusciamo sempre comunque a dire la nostra nella partita. Oggi purtroppo non è arrivato il gol e quindi è andata così, però dobbiamo continuare comunque, il fatto di non mollare è molto importante. Ecco Marco, tu sei cresciuto nelle giovanili del Cesena, quindi per te oggi insomma anche un pomeriggio particolare. Sì, è stata una grande emozione perché io qua ci sono cresciuto, conosco praticamente tutti qua. Sì, ti abbiamo visto alla fine con Mordini e forse un Sì, inserviente. è l'autista che tipo, per esempio ci portava alle trasferte, così è stato molto bello rivederli. Poi già comunque giocare in uno stadio così è sempre molto bello. Senti Marco, quanto è ancora difficile la strada verso la salvezza per questo Teramo? Abbiamo visto i risultati delle squadre che erano sotto di noi e hanno vinto qua praticamente tutte, quindi non, cioè, il Teramo assolutamente deve pensare alla salvezza, a salvarsi per prima cosa, dobbiamo pensare a ogni partita a lottare per vincere e raggiungere prima possibile la salvezza. Senti Marco, chiudiamo con l'ultima, da parte mia. Ci spieghi cosa vuol dire quando Guidi dice Fiorani è un giovane vecchio? Guarda, non, sinceramente non. Cioè, o solo anagraficamente giovane, ma con la testa che ha molti anni di più. Forse perché comunque ho avuto 2 anni comunque a Ravenna che mi hanno fatto crescere tantissimo perché comunque eravamo sempre lì tra zona retrocessione, salvezza e comunque ho fatto comunque, nonostante avere 19, quasi 20 anni, ho giocato già due stagioni professionisti comunque in una piazza importante che si doveva salvare, tutte queste cose qua e forse queste cose qui mi hanno servito molto. Non dimentichiamo gli oltre 200 tifosi, no? Che sono venuti a sostenervi, un grazie a loro. Infatti, sono stati fantastici perché nonostante il loro pubblico che è saltato all'occhio, perché a livello di numero sono grandiosi, però anche i nostri hanno dimostrato di non essere meno nessuno. Infatti, cioè, comunque anche dopo la partita ci hanno sostenuto, ci hanno comunque fatto capire che loro sono con noi e ci ha fatto molto piacere.